Ciao a tutti, nuovo video sulle letture di agosto. Mi scuso per le 3 settimane di assenza. Sono stata un po' impegnata perché sono partita 4 giorni in Calabria, giorni in cui speravo di leggere tanto e in realtà non ho letto neanche una pagina, motivo per cui ho questi, i libri del mese di agosto sono leggermente di meno. Sono 6 e non 7, che è la mia media solita, e anche se sono un po' giustificata perché ho anche finito il libro più pesante della mia TBR, che è appunto L'idiota di Dostoevskij, libro che non mi ha complessivamente impiegato poi tanto tempo, considerato che sono 900 pagine quasi, 850, avevo pensato di finirlo in 9 giorni al massimo, in realtà l'ho finito in 11 giorni, anche se sono soddisfatta perché avevo paura di impelagarmi e di bloccarmi e non continuare nella lettura. Cosa che però per fortuna con Dostoevskij non succede mai perché lo leggo sempre abbastanza scorrevolmente. Però questa lettura comunque mi ha impiegato i primi 13 giorni di agosto, poi sono partita appunto questi altri 4, non ho letto niente. Di questo vi parlo in un altro video, vorrei dire brevemente, ma non è stato affatto così, ovviamente. Non mi sento di parlarmene adesso in 2 minuti nella premura del video di agosto, del video mensile che ogni volta mi rincorre con i suoi tempi brevi. È stato un mese interessante perché ho analizzato per la prima volta degli aspetti che in realtà non mi ero mai trovata a leggere e sono aspetti legati alla cultura islamica. Io non ho mai letto, devo dire, libri di quest'area, dell'area medio orientale, e in realtà il primo di questi non c'entra neanche niente, perché il primo è Il giardino delle pesche delle rose, scritto dalla Harris, che credo che sia anglo-francese, però che affronta in questo libro, che è il seguito del seguito di Chocolat, quindi Chocolat, le scarpe rosse, e questo è il terzo, ha per protagonista Vienne Rochet, che torna nel paese di Lasquenet, affronta il problema dell'immigrazione e dell'integrazione delle persone musulmane in Occidente, nei paesi poi come sono per esempio quello chiuso, che può essere di Lasquenet. Abbiamo una completa rivoluzione dei personaggi, in particolare del protagonista, del prete, scusate, non mi ricordo come si chiama, io con i nomi sono sempre negata, che praticamente dal personaggio cattivo che era in Chocolat diventa qui il personaggio buono. Questa problematica dell'integrazione, in particolare la discussione sul velo, che è una discussione che soprattutto in Francia crea molte accese polemiche. Il velo, che non, per farvi capire, non è il velo classico, ma è il velo quasi integrale che lascia scoperti soltanto gli occhi. Quello che traspare comunque da questo libro è il punto di vista, ovviamente, delle donne musulmane che indossano questo velo per scelta, per volontà, non per imposizione dei propri mariti o delle figure maschili che stanno loro intorno, ma perché sono semplicemente la testimonianza della loro fede. Sono quasi il risultato di una contrapposizione all'Occidente, una rivendicazione della propria cultura che l'Occidente appunto vorrebbe sradicare impedendo loro di indossare questo velo. È un punto di vista, dicevo, appunto interessante e ovviamente comprensibile, che tuttavia non ci troviamo mai a noi con i nostri occhi da occidentali a dover esaminare, perché consideriamo sempre queste donne musulmane vittime della propria condizione, che è una condizione che invece nella stragrande maggioranza dei casi scelgono. Il libro non è ottimo, nel senso che dopo Chocolat io ho faticato nei suoi seguiti a ritrovare la stessa qualità. Lo stile è pur sempre quello della Harris, ma l'ho trovato un po' più annacquato, non bello, denso, corposo, evocativo come lo avevo trovato in Chocolat. E poi c'è una figura di Vienne, anche qui completamente trasmutata, soprattutto vittima delle proprie debolezze di donna, della propria gelosia nei confronti di, mi devo ricordare come si chiama, beh, Johnny Depp praticamente. Insomma, una persona
completamente stravolto, un personaggio completamente stravolto e quasi snervante da certi punti di vista, e soprattutto che insiste proprio sulla sua propria perfezione, ma che è completamente consapevole di esserne lontana. E comunque il libro è abbastanza carino, ripeto, mi ha portato a riflettere su cose a cui io non avevo pensato, che non avevo mai affrontato così perché non avevo avuto l'occasione, però più di 3 stelle non, appunto non darei. Quello che invece mi ha portato a esaminare più a fondo la questione islamica, leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi, autrice iraniana, che parla praticamente, è un'autobiografia, parla in questo libro delle lezioni che faceva di letteratura inglese a un gruppo ristretto di ragazze, dopo che appunto se n'era andata dall'università a causa proprio dell'imposizione del velo. Sappiamo benissimo che l'Iran è stato un paese, tra virgolette, libero, dall'islamismo. Non era, l'Iran sappiamo che è uno stato islamico. Prima, fino agli anni 70, non è stato così, poi c'è stata la rivoluzione e si è tornati a una religione di Stato. E soprattutto una religione che comanda quasi in maniera totalitaria, anzi direi proprio totalitaria, la vita delle persone e in particolare delle donne, fino ad aspetti che io non immaginavo, come ad esempio la lunghezza delle unghie. Le mani che devono essere coperte tramite lo chador, che è questo velo integrale, che copre, che appunto lascia scoperti soltanto gli occhi, copre tutto, fino anche alle mani con i guanti, e che priva letteralmente, e questo sono però loro a dirlo, quindi è curioso che ci sia questa contrapposizione. Questo libro scritto da una occidentale è ambientato in Occidente, le donne rivendicano il proprio diritto a portare il velo. In questo libro, scritto da una iraniana e ambientato in Iran, le donne non vogliono il velo e vogliono liberarsene. Probabilmente la differenza sta nel fatto che qui non c'è un'imposizione e quindi le donne possono portarlo come non portarlo e sono libere e quindi scelgono di portarlo. Qui invece c'è un'imposizione dello Stato e di conseguenza le donne si sentono costrette dentro questo velo, che è una costrizione che ovviamente soltanto simbolicamente è rappresentata dal velo, ma che è molto più pesante perché le donne vengono descritte come non libere, di fare delle gite, per esempio fuori porta da sole, perché possono cadere vittima appunto della polizia ed essere incriminate per cose che non hanno mai commesso, ma solo per il fatto appunto di essere uscite da sole, motivo per il quale devono essere punite. E lasciando stare questo aspetto, che è comunque un aspetto che forse in realtà è addirittura poco approfondito, questo libro parla essenzialmente di una cosa, cioè di letteratura, e lo fa molto molto bene con una lingua che è tanto corposa, tanto piacevole. La lettura di questo libro diventa veramente un'esperienza, e anche di approfondimento di letteratura, volendo. E in generale io ve lo consiglio veramente, perché chi con me è un poco vincere facile, cioè parlatemi di letteratura e io vi amerò alla follia. Quindi diciamo che l'Anafisi gioca bene le sue carte, tant'è che Pietro Citati scrive che piacerà, ne sono convinto, a moltissimi lettori e lettrici. E perché piacerà? Perché l'Anafisi sa come parlare e sa con chi sta parlando e quindi gioca in effetti un poco in casa. E poi però la parte, diciamo, dell'oppressione femminile, dell'oppressione in generale dello Stato, poteva anche essere maggiormente approfondita, meglio trattata, perché per esempio comunque questo è il punto di vista di una professoressa di letteratura, agiata, e di certo non è il punto di vista delle sue studentesse che facevano ben dura vita, che facevano il carcere, cioè ragazze giovanissime a 14 anni incarcerate per 3-4 anni senza motivo, per motivi assurdi, e quindi sarebbe stato, diciamo, interessante anche il loro punto di vista, mentre qui si resta ad un Iran, anche seppur duro, comunque dorato, placcato da questa aura
e dorata, appunto. Però, insomma, se vi piace un bel libro sulla letteratura, più che sull'Iran, ve lo consiglio. Quindi questi sono stati tre libri, però sempre per parlare del sentirsi stranieri in un altro stato, ve l'avevo già anticipato, ho letto anche Anya e il suo fantasma, e questa graphic novel di Vera Brosgol. Parla di integrazione, parla di adolescenza, parla della rivendicazione delle proprie origini, della perdita delle proprie radici, dell'orgoglio, del luogo da cui si proviene. E poi c'è una parte mystery, paranormale, anche leggermente horror, non che faccia paura, però è una parte molto bellina. È interessante perché soprattutto non gioca con gli stereotipi, cioè tu immagini che la storia prenderà una certa direzione e poi in realtà non è perfettamente così. Per esempio, anche cose descritte in maniera un po' cruda, ad esempio la protagonista, questa cotta per questo ragazzo, la fidanzata di lei di lui è la solita tipa perfetta, bionda, perfetta, magra, eccetera, eccetera, quindi cosa deve essere necessariamente antipatica, se è così. Quindi tu un po' ti aspetti che il ragazzo, che sicuramente è dolce e carino, si accorga della ragazza protagonista, bruttina e goffa, e molli quella antipatica e si innamori di lei. Invece non è assolutamente così, e il vero bastardo è lui. E quindi per fare un esempio del modo in cui questa graphic novel devia dalle soluzioni abituali. Il nove racconti di Salinger, e a me Salinger, ve l'ho anticipato, mi piace tanto, veramente tanto. Questi racconti sono molto belli, però io non sono molto adatta ai racconti, non posso farci niente, anche se alcuni sono stati veramente fulminanti, però io preferisco sempre la narrazione lunga. Salinger poi ha questa abitudine, che è quella la mia preferita, di descrivere un contesto completamente quasi nonsense, una narrazione che appunto si districa in apparenti banalità e che in realtà custodiscono una verità profonda e vera. E quindi il filo conduttore, diciamo, di questi racconti di Salinger è proprio questo. Ultimo libro, e su questo, se volete, faccio una recensione a parte, una video recensione a parte, perché non ne posso parlare sicuramente così degnamente, è Dio di illusioni di Donna Tartt. Vi dirò semplicemente la mia opinione su Donna Tartt. È il secondo libro che leggo suo, dopo Il cardellino. Ora, vi dirò sinceramente, lei è una bravissima narratrice, e io all'inizio di Dio di illusioni pensavo che fosse uno stile costruito, ma è uno stile a cui ti abitui facilmente, perché è uno stile corposo, comunque bello, i dialoghi non sono mai banali, perché i suoi personaggi sono persone colte, istruite, profonde, ed è bello leggerne, è bello leggere proprio il linguaggio della Tartt, cioè a me piace tantissimo da questo punto di vista. Però è un'autrice che secondo me si limita ancora tuttavia alla narrativa, che non riesce ad andare oltre, a sforare, a sbordare nella letteratura. E mi dispiace per questo giudizio severo, perché tra l'altro a me Dio di illusioni è piaciuto, però io do un 3,5, non di più. E mi è piaciuto l'approfondimento sui personaggi, mi è piaciuta la storia in generale, mi è piaciuto il modo ambiguo in cui emergono certe figure, la figura del professore di greco, la figura di uno dei ragazzi, Henry, che rivelerà diverse sfaccettature, ma comunque la Tartt resta un'autrice che non può rimanere, ecco, negli anni, nonostante abbia vinto il Pulitzer. Però, ripeto, magari ve ne parlo meglio in una recensione a parte. Vi mando un saluto grande, vi ringrazio per gli iscritti e per i commenti, e spero di poter fare video molto più frequentemente adesso. Vi mando un bacio, ciao!